Ormai manifestano da oltre una settimana i moldovi accampati nella piazza centrale di Chisinau. La protesta è stata originata dalla scomparsa di $1,5 miliardi dalle tre principali banche del paese, una somma che equivale al 15% del PIL nazionale. La gente si è svegliata e ha deciso fermamente di riprendersi il paese, di riprendersi questi milioni e di assicurare alla giustizia i colpevoli. Ci si traga la rispondere per cei che sono vinovati del furto l'accesso ai miliardi. Chiedono le dimissioni dei dirigenti della Banca Centrale e del Procuratore Generale, nonché quelle del Presidente Timofti alla guida del Paese dal 2012. Vogliamo dei cambiamenti radicali in Moldova, vogliamo che il nostro paese funzioni con regole diverse. La Moldova oggi è governata da criminali oligarchi, ce ne vogliamo liberare. Tutta questa gente merita una vita migliore, siamo venuti qui per lottare per il nostro futuro, per una vita migliore. La tensione è alta e spesso succede che sfoci in scontri tra manifestanti e polizia. Diverse persone sono state arrestate, ma la popolazione non si arrende. È l'intenzione di manifestare perché non otterranno quello che chiedono.